Grazie Presidente, io le chiedo solo la cortesia di valutare la mia dichiarazione come personale, non dovessero arrivare dichiarazioni a nome del Movimento 5 Stelle da parte del capogruppo o di chi altri ne avesse l'autorità. Quindi per la mia dichiarazione mi dichiaro non favorevole all'approvazione di questa mozione, sarò molto breve anche perché chi mi ha preceduto ha già valutato le varie criticità. Aggiungo soltanto che questa mozione tocca ambiti molto importanti, argomenti molto importanti, ambiti che vanno da patrimonio, politiche sociali, cultura, su cui le commissioni si sono spese parecchio e ancora lavoreranno parecchio. Quindi trattare un argomento così complesso in modo superficiale, non perché l'atto in sé sia superficiale, ma perché la mozione in sé è un semplice atto di indirizzo, non mi sembra adeguato. Tra l'altro la mozione prevede modalità preferenziali per una parte della cittadinanza e questo non lo trovo corretto, però posso tranquillamente, voglio dire, essere non seguita su questo ragionamento, però io credo che nonostante i dipendenti capitolini siano sicuramente a cuore di tutti noi, poi quando si tratta di concessioni di patrimonio pubblico tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e sono uguali anche per il Comune di Roma. Quindi dichiaro il mio voto contrario a questa mozione. Grazie.